Video news del Corriere di Sciacca oggi è martedì 24 aprile. Altro guasto, altro problema alla normale distribuzione idrica a Sciacca. Stamattina Girgenti Acqua ha riscontrato problemi alla fornitura elettrica negli impianti di sollevamento dei pozzi Grattavoli e Carboi. Nella giornata odierna ci sono stati ritardi o anche slittamenti della turnazione idrica prevista, lo annuncia Girgenti Acque. I tecnici della società sono sul posto per riavviare gli impianti. La distribuzione idrica sarà ripristinata non appena la problematica sarà risolta, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici. Subito la rescissione del contratto tra Girgenti Acque e i comuni dell'Agrigentino. A sollecitare lo stop del rapporto sono i deputati dell'Assemblea regionale siciliana Matteo Mangiacavallo e Giovanni Di Caro, a fronte delle ormai croniche inefficienze del gestore, in vista della riunione dell'Assemblea territoriale idrica prevista per il prossimo 27 aprile. In attesa della decisione dell'ATI, i due deputati agrigentini sono tornati a chiedere con una interpellanza al presidente Musumeci e all'assessore Piero Bon l'istituzione della commissione tecnica con fini ispettivi prevista dalla legge regionale 19 del 2015 in materia di risorse idriche, impugnata dal Consiglio dei Ministri, ma che rimane valida ed efficace soprattutto nella parte che riguarda l'istituzione di questo organismo previsto dall'articolo 12 e voluto da Mangiacavallo. I consiglieri comunali di Sciacca, Calogero Bono, Giuseppe Migliotti, Gaetano Cognata, Salvatore Monte, Lorenzo Maglienti, Silvio Caracappa e Pasquale Bentivegna chiedono oggi un ordine del giorno urgente al Consiglio Comunale per discutere sul diniego di ispezionare i pozzi idrici saccensi. Ispezione richiesta dal sindaco Valenti. I consiglieri criticano Girgenti Acque per aver impedito al comune proprietario dei pozzi di effettuare una ispezione ai pozzi di Grattavoli, cosa questa gravissima che va condannata, affermano i consiglieri di centrodestra, da parte di tutta la collettività attraverso una presa di posizione da parte di tutte le forze politiche. Gli operatori della pesca di Sciacca avranno a loro disposizione dei contenitori dove conferire i rifiuti prodotti a bordo dei motopesca. E quanto hanno reso noto oggi il sindaco Francesca Valenti e l'assessore all'ecologia Paolo Mandracchia, rendendo inoltre noto che l'amministrazione ha chiesto e ottenuto l'autorizzazione dal Dipartimento regionale al territorio e ambiente per dare seguito a quanto concordato lo scorso sabato con i rappresentanti delle cooperative di pesca e il comandante del Circo Mare Sebastiano Sgroi. Al porto e precisamente nei pressi dell'isola ecologica saranno collocati dei contenitori per il conferimento differenziato dei rifiuti. Consegnati gli attestati al merito a uomini, associazioni, gruppi, enti, forze dell'ordine, organismi a tutela della sicurezza pubblica per il servizio reso alla città di Sciacca in occasione di diversi eventi, alcuni di carattere calamitoso, i nubifragi degli ultimi anni, l'incendio divampato la scorsa estate nel boschetto di Pierderici. La consegna è avvenuta questa mattina nell'aula consiliare e rappresenta un segno di gratitudine dell'istituzione comunale a quanti si sono adoperati in favore della comunità. L'iniziativa del sindaco Francesca Valenti, del presidente del Consiglio Comunale Pasquale Montalbano, del vice sindaco e assessore alla sicurezza urbana Filippo Bellanca. È tutto, restate collegati con il Corriere di Sciacca per tutte le notizie di Sciacca e Interland online 24 ore su 24. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.